Essendo la, la prova più importante, quella che raggruppa il campionato del mondo, eh, il campionato d'Europa e le 5-6 prove che sono sparse per tutto il mondo, questa prova qua le raggruppa tutte per poter decidere il, il vincitore. Qua prevediamo almeno 200-210 iscritti. Eh, siamo contenti che sono venuti gli americani, eh, sono già due anni che vengono, sono venuti gli inglesi che sono parecchi anni che vengono, molti francesi, spagnoli. Eh, forse c'è qualche argentino, non siamo ancora sicuri per questioni di voli. E portoghesi. Al mio fianco c'è Mimi Wellfont che arriva dagli Stati Uniti. Mimi, uh, welcome in Sanremo. coming from? Sono from Texas, negli Stati Uniti. È la prima volta che you come qui in Sanremo? Sì, è la mia prima volta in Sanremo. E cosa speri di questo campionato? championship? Spero di giocare bene qui oggi. parte il campionato del mondo che è un pelo più alto come Montepremi, questa è la gara più, eh, diciamo più costosa, più sponsorizzata per, a livello di soldi, perché Sanremo ha come sponsor il comune, il casino e poi ha sempre avuto questa tradizione di avere i Montepremi un po' diversi. In, in effetti noi vorremmo fare una cosa ancora un po' più, più bella, che si avvicini un po' di più a quello che era una volta il tiro a piccione e ci vuole ancora un po' di tempo per farlo capire alle istituzioni. Ci sono in gara uomini e donne? Sì, ci sono tante donne, è vero, abbiamo tante donne e tanti junior, di la verità. Specialmente gli italiani, i portoghesi e i francesi, che sono molto bravi, che stanno dando del filo da torgere ai big, a quelli che veramente fanno, lo fanno da professionisti. Ma concorrenti buoni, qua noi per esempio abbiamo Rebella di Savona, che è un nostro socio, che fa che partecipa già sicuro alla finale perché ha già ottenuto tre risultati pieni, praticamente ha fatto secondo al mondiale, terzo all'europeo e primo in una prova di Coppa del Mondo, quindi si trova a punteggio pieno con 60 su 60 e può partecipare alla finale perché per partecipare a questa finale bisogna avere almeno tre risultati completi, di 20 su 20 le speranze chiaramente sono quelle di vittoria, è chiaro però gli avversari comunque sono tutti agguerriti quindi ci vuole sparare bene, concentrazione e un po' di fortuna. Quali sono i più, i più forti, quelli che temi di più? Ma, eh, io quello che temo di più sono le eliche, eh. perché diciamo che quando uno rompe le sue gli avversari non esistono, però eh, uno sport che è sempre, lo zero è sempre dietro l'angolo, quindi. Massima concentrazione tutti sono forti, chiaramente qui ci sono i più forti tiratori, cioè quelli che sono in finale sono i più forti tiratori del momento, che è Casalini, c'è Grassini che è un ragazzo che sta venendo su molto giovane ma è molto forte. E c'è uno spagnolo che è molto forte, Marco Soler, che lo conoscono tutti, ha vinto il campionato di Spagna e quindi è dura. A partire dalla giornata di domani, sabato, c'è un posto che è riservato al pubblico? Sì, sì, l'ingresso è gratis, loro possono mettersi dietro i tiratori che non succede niente, hanno la, la clubhouse che si vede dall'interno se ci fosse brutto tempo, il biglietto non costa perché non costa niente, qui vedono veramente il numero uno, qui, qui in questi giorni, in questi 4-5 giorni di gara ci sono i numeri uno di livello mondiale, sia femminile, sia maschile, sia junior, sia veterano, i migliori di tutto il mondo sono qua. Tutti gli anni, è per quello che dico, bisognerebbe eh, capirla un po' di più questa manifestazione. Oltretutto porta tutta gente di un certo livello, gente disposta a spendere, gente disposta a stare qua, prima perché abbiamo questo clima stupendo, dove non lo trovano da nessuna parte del mondo, anche se vanno in stand forse più belli del nostro perché sono più moderni, più giovani, di, nu di nuova costruzione, però quello che trovano qua non lo trovano da nessuna parte.